Il governo sulla questione dei referendum ha fatto l'ennesima porcata, perché non ha accettato la proposta che gli avevamo fatto con i movimenti di fare un election day, cioè di mettere il referendum assieme alle elezioni amministrative. Il governo invece ha deciso di spacchettare queste giornate, per cui si andrà a votare probabilmente il 15 maggio per il primo turno alle amministrative, 15 giorni dopo per il secondo turno e 15 giorni dopo ancora, il 12 di giugno, per il referendum. È chiaro che molta gente che andrà già a votare per le amministrative due volte rischierà di non tornare a votare per la terza. Una porcata che costa 300 milioni ai cittadini italiani, perché tanto costa fare un ulteriore passaggio, ma una porcata che il governo ha fatto per un motivo semplicissimo, che cerca di impedire che il referendum abbia il quorum. Il governo è preoccupatissimo da questi referendum perché sa che la maggioranza degli italiani è a favore dei quesiti referendari e cerca in tutti i modi di boicottarli, e questo qui è il modo concreto con cui, utilizzando la sua posizione di potere col Ministero degli Interni, con Maroni, ha deciso di boicottarli. Noi riteniamo che questi referendum invece siano importantissimi e bisogna lavorare per farli funzionare. In particolare devo dire quello dell'acqua, lo consideriamo decisivo. Che cosa dice? Il referendum dell'acqua dice, chiede ai cittadini italiani se sono d'accordo che l'acqua potabile sia pubblica, cioè che i comuni debbano gestire con società pubbliche la distribuzione dell'acqua. È un punto decisivo, perché non è solo il problema dell'acqua, allude a un modo per uscire dalla crisi del capitalismo, e cioè non con le privatizzazioni, ma con una gestione dei beni comuni collettiva e pubblica. In qualche modo il referendum dice che l'acqua non deve essere una merce, nessuno ci deve poter guadagnare sul fatto che uno abbia l'acqua potabile in casa, l'acqua deve essere un bene comune, deve essere un valore d'uso a disposizione dei cittadini a prezzo di costo. Ora è evidente che quello che vale per l'acqua per noi vale per la sanità, vale per l'istruzione, vale per la cultura. Se passiamo col referendum sull'acqua si riapre una stagione che mette in discussione la privatizzazione e propone un modello diverso, quello basato appunto sui valori d'uso, sulla possibilità di allargare i beni comuni. Per questo diciamo che il governo ha fatto una porcata, ma per questo ci impegniamo pesantemente da oggi a far conoscere che il 12 di giugno ci saranno i referendum e che bisogna andare a votare, perché questo è un modo concreto non solo per dare una botta a Berlusconi, è un modo concreto per individuare una strada alternativa per uscire dalla crisi, da questo capitalismo, per l'appunto l'acqua come bene comune, perché tutto il complesso delle cose che ci servono per vivere diventi un bene comune.